A me l'ho tagliati 10 giorni fa. C'è stato tutto. Buongiorno, buongiorno a tutti dalla sala stampa del Partenio Lombardi. Buongiorno a mister Massimo Rastelli. Allora mister, presentiamo il big match di domani, Avellino Catanzaro, grande risposta del pubblico con un Partenio Lombardi che va verso il sold out. Che Avellino si aspetta? Immagino anche lei sarà molto curioso di vedere l'Avellino a cospetto della capolista. Sì, diciamo una gara contro una grandissima squadra costruita per vincere. Sappiamo, come ho detto anche mercoledì, conosciamo il suo percorso, i suoi numeri, quindi per noi sarà una gara molto molto stimolante. Per quanto riguarda la mia squadra, naturalmente mi aspetto sempre un miglioramento, una crescita che noi dobbiamo fare giorno dopo giorno, e quindi partire naturalmente dalla gara di sabato a Francavilla, cercando di migliorare le cose che magari abbiamo fatto meno bene, sapendo che i margini di errore domani saranno minimi. E poi siamo contentissimi che comunque la gente abbia capito che adesso ci deve stare vicina. Io so quanto sia importante il pubblico, so che patrimonio abbiamo e non lo dobbiamo disperdere. È normale che tocca a noi, attraverso le prestazioni e naturalmente poi con i risultati, riportare la gente allo stadio, riportare l'entusiasmo e creare quel senso di attaccamento, di appartenenza da parte di tutti. Quindi ripeto, il primo passo lo dobbiamo fare noi, però già il fatto che domani lo stadio sia pieno è per noi un bel segnale, un ulteriore prova insomma del senso di responsabilità che dobbiamo avere nei confronti non solo della nostra società, ma soprattutto dei nostri tifosi. Buongiorno mister. Ciao, è il caso di dire che gli esami non finiscono mai e domani c'è quello più importante, che pari a una seduta di laurea. Ti chiedo una settimana di intenso lavoro, anche sulla scorta di quello che dicevi a proposito dei miglioramenti sicuramente che ci saranno stati dopo la gara di Francavilla. Ecco, un Avellino che sarà pronto, ci auguriamo tutti, sotto il profilo atletico ma soprattutto sotto quello mentale, perché domani l'approccio sarà fondamentale, indispensabile per affrontare la capolista. Sì, per certi versi preferisco giocare gare del genere dopo una vittoria come quella di Francavilla, perché sono partite che dal punto di vista naturalmente delle motivazioni, dal punto di vista mentale si preparano da sole, perché sappiamo la forza dell'avversario. Abbiamo avuto una settimana di tempo, ripeto, per curare tutti gli aspetti nei minimi dettagli. I ragazzi sono stati concentratissimi dal primo giorno di allenamento e sono sicuro anche oggi pomeriggio nella rifinitura, e quindi è normale che l'approccio, la testa sarà fondamentale, perché ripeto, affrontiamo un avversario che ha avuto, diciamo, un inizio di percorso più o meno che è partito in questo periodo dell'anno scorso, ha consolidato quanto fatto di buono nel finale della passata stagione, naturalmente è partito con programmi ambiziosi che sta mantenendo, e quindi noi dobbiamo essere veramente bravi a limitare tutti i loro punti di forza, sapendo anche che ci sono dei punti naturalmente deboli, e dobbiamo essere veramente intelligenti ad andarle a pizzicare dove sappiamo che possiamo sicuramente avere dei vantaggi. Buongiorno mister, sì, sicuramente è una partita stimolante, è un bel test che ci dirà molte cose. Ha detto che è curioso di vedere anche come la squadra reagirà, si aspetta dei miglioramenti, e noi siamo curiosi di capire, al di là del modulo, vabbè, poi magari se ha voglia ce lo dice, ma l'atteggiamento sì, ma ecco l'impostazione della partita. Cioè, queste sono partite che contro un avversario del genere vanno impostate pronti via, andiamo ad aggredirli oppure aspettiamo e ripartiamo? Questo mi incuriosisce parecchio. E poi, giusto al volo, è vero che c'è l'attualità, c'è la partita domani e quant'altro, però se vuole fare un commento anche su, io non trovo aggettivi per quanto riguarda, mi sto sforzando a questa idea di nuovo format della Serie C, però se, ed è meglio che non li trovi gli aggettivi, perché ne ho parecchi brutti, però se mi dà un commento suo, grazie. No, ti ripeto, noi stiamo cercando, come ho detto anche mercoledì, abbiamo iniziato un nuovo percorso dove sto cercando di dare alla squadra un certo tipo di mentalità.
sapendo che noi in 95 minuti dobbiamo essere in grado di fare tutto, cioè la squadra deve essere in grado di leggere la partita, sapere quando deve andare a pressare alto, sapere quando deve avere più un posizionamento di attesa, diciamo, centrale, quando poi naturalmente siamo costretti a difenderci bassissimi, perché comunque l'avversario è bravo e ti costringerà spesso comunque a difenderti basso. Quindi noi dobbiamo essere bravo, come l'abbiamo preparata, a tutte le fasi del gioco, però come ho sempre detto, a me piace sempre una squadra propositiva, una squadra che non si accontenti, che abbia sempre il controllo della gara e che quando attacca, attacca con grande convinzione, dove ci siano molti uomini che accompagnano l'azione, nello stesso tempo tutti dobbiamo fare blocco unico per cercare di essere compatti e lasciare meno spazio possibile a un avversario di grandissima qualità che anch'esso attacca con tantissimi uomini e quindi credo che la compattezza sia in avanti che all'indietro deve essere, diciamo, il punto che ci possa permettere, insomma, di portare a casa un risultato positivo. Per quanto riguarda il format, naturalmente sono cose che riguardano la politica del calcio, io sono un uomo di campo e penso solo ad allenare e a fare le partite. Buongiorno mister, volevo chiederti due domande. La prima, le tue emozioni personali, che immagino domani saranno forti, anche se insomma a volte le sai nascondere bene. Però durante la conferenza già le hai trasmesse ai tifosi, che comunque hanno apprezzato il fatto che non hai sbagliato neanche una parola o neanche un'intonazione. Quindi se ci racconti proprio come la sta vivendo Massimo Rastelli, ex giocatore dell'Avino, e per la seconda volta allenatore. La seconda domanda è: in porta è stabilito delle gerarchie? Perché se Marcone non sta bene ha reintegrato Forte, ma c'è Pane che è un grandissimo professionista. Grazie. È indubbio che proverò delle emozioni forti, perché sono stato calciatore per 2 anni qui ad Avellino, sono stato allenatore per 3 anni sempre qui e quindi ho vissuto emozioni. In campo, però poi l'allenatore deve subito mettere da parte queste emozioni, rimanere lucido, perché poi inizia la gara e il mio compito è quello di dare tutti gli aiuti possibili e immaginabili ai miei giocatori, che in questo momento hanno bisogno di una guida insomma lucida, attenta ed efficace. Su Pane, domani gioca Pane, credo sia giusto. Grande professionista, esperienza, carisma, personalità. Francesco già la settimana scorsa era stato reintegrato, nel senso che pensavo comunque di ributtarlo piano piano nella mischia. È capitato naturalmente l'infortunio di Marcone, che naturalmente permetterà a Francesco di venire in panchina. E poi vediamo in Coppa Italia eventualmente di ributtarlo, in modo che inizia a riassaporare un po' cosa significa, insomma, anche se è sintetico, però l'erba, l'odore dell'erba del campo. Ciao Massimo. Tornando insomma un po' al discorso della partita che si è vista a Francavilla, in effetti purtroppo anche al netto di quella prima mezz'ora davvero eccezionale da parte della tua squadra, dove si è visto un biglio davvero diverso che non si era visto nelle precedenti 9 gare, insomma, comunque poi nella fase centrale sono riemerse le lacune di sempre, io oserei dire lacune strutturali. In fase difensiva, soprattutto nel lato destro, si è notata una certa, se non inadeguatezza, quantomeno inesperienza da parte di un paio di difensori.
Ecco, e in questo senso si potrebbe ovviare magari pensando a un Iglesias a terzino destro in una difesa a 4? Guarda Rino, ti ripeto, io sto iniziando a conoscere piano piano i miei calciatori, no? Come ho sempre detto anche mercoledì, molti li conosco, però i calciatori riesci a conoscerli veramente quando li alleni, perché riesci a capire piccole sfumature che veramente dall'esterno non puoi vedere. E io sono sempre attento a qualsiasi tipo di soluzione, anche in allenamento provo soluzioni diverse giusto per avere una controprova che mi possa insomma permettere un domani di fare anche cose diverse, perché tu devi anche pensare che magari ti possano mancare i due terzini di ruolo per infortunio, per squalifica eccetera eccetera, per un attacco influenzale, quindi tutte queste cose qua l'allenatore le deve prevenire facendo delle prove. Ti ripeto, noi abbiamo avuto un momento di sbandamento subito dopo i gol presi, sono stati momenti di 2-3 minuti, non di più, va bene? Dopo la squadra ha ripreso in mano la gara, naturalmente con un timore in più, sia di prendere gol sia di perdere palla, quindi anche quella tranquillità con cui avevamo iniziato la prima mezz'ora nel fraseggiare, nel giocare a calcio senza paura, lì ci siamo un po' più impauriti, quindi abbiamo giocato più palla lunga, quello è venuto un po' a mancare in quei momenti in cui dopo i 30 minuti la squadra ha preso gol. Però ho detto loro che non deve essere un episodio, no? Perché quel del 2-1 è un episodio, perché abbiamo preso gol su una punizione che ci può stare, e non deve essere un episodio che ci fa cambiare atteggiamento, ci fa impaurire. Abbiamo preparato bene la gara, sappiamo che dobbiamo fare in tutte e due le fasi, e quindi riprenderla con fiducia, con coraggio, perché poi passato quel momento riusciamo ad esprimere comunque le nostre qualità, che sono tante. Tornando naturalmente alla tua domanda, io in questo momento cerco di mettere ognuno nel proprio ruolo e poi cercando di naturalmente fare le scelte più idonee al tipo di partita che mi aspetto. Buongiorno. Oltre alla compattezza, domani servirà anche grande attenzione, perché queste sono partite che si decidono anche sulle palle inattive, perché Catanzaro è pericoloso, ma anche noi abbiamo armi importanti per far male a loro. Sì, Massimo, hai perfettamente ragione, è un aspetto che noi curiamo tantissimo, nel senso che veramente cerchiamo di capire dove, quali sono le qualità dell'avversario, e sappiamo che hanno fatto tanti gol su palla inattiva, ma soprattutto hanno sempre comunque creato i presupposti, perché hanno in Van de Put un protagonista nel calciare, quindi le calcia benissimo. Se fanno uno schema che la palla deve arrivare lì, la palla arriva lì, e se sbaglia di mezzo metro, quindi significa che comunque puoi provare anche i migliori schemi, ma è fondamentale chi poi li batte, e il Catanzaro ha questo tipo di interpreti, però li abbiamo anche noi, e naturalmente abbiamo provato delle situazioni dove pensiamo di poterli impensierire, quindi l'attenzione nella fase di non possesso delle palle inattive, soprattutto la determinazione e il calciarle bene in quanto le abbiamo a favore, potrebbero fare anche la differenza in una gara, ripeto, con due squadre, anche se in questo momento divise da tantissimi punti, ma credo squadre che comunque nella mentalità e nell'esperienza e nel passato di alcuni calciatori, insomma, sarebbero dovute essere protagoniste in questo girone. Mister, buongiorno, salve. La partita di Francavilla ha sicuramente dato anche la miglior versione di Franco da inizio stagione ad oggi, secondo me, al di là dell'errore sul secondo gol che ha fatto ripartire la squadra di casa. Detto questo, però, la partita di domani è tutt'altra partita, lo sappiamo, e secondo me tra le tante armi importanti del Catanzaro c'è anche la posizione intermedia di Sunas, che potrebbe dare molto fastidio, perché colui che permette di passare velocemente dal 3-5-2 al 3-4-1-2. Ecco, questa posizione molto fastidiosa dal punto di vista tattico potrebbe farle pensare anche, ad esempio, a caratteristiche più di interdizione, come può essere quella di Matera? E poi le chiedo come sta Di Gaudio e quanti minuti ha nelle gambe in questo momento. Ah, certo, io è normale che studiamo, ripeto, con massima attenzione a quelle che sono naturalmente i punti di forza dell'avversario, come, e soprattutto i loro comportamenti nelle due fasi di gioco. Loro hanno questa capacità naturalmente di passare velocemente dal 3-4-3 in fase di possesso al 3-4-1-2 con Sonas, che naturalmente va a posizionarsi sul play
avversario. È normale che sarà fondamentale la velocità di transizione, no? Nel momento in cui recuperiamo palla, riuscire a liberarlo, e se no abbiamo preparato soluzioni diverse naturalmente per cercare di liberarlo, ma anche di far giocare altri giocatori che naturalmente in determinate posizioni potrebbero darci quella qualità e permetterci poi di andare ad attaccare la linea difensiva avversaria. Di Gaudio sta migliorando giorno dopo giorno, ripeto, è un giocatore che è stato tantissimo fermo, che in questo momento lo reputo come un giocatore che per l'ultima mezz'ora può essere determinante in questo momento. Poi abbiamo la Coppa Italia che potrebbe permetterci magari di fargli fare un po' di minutaggio in più, ed è un giocatore comunque da tenere sempre sott'occhio, perché in questo momento ha quelle sue fragilità e io non mi piace, insomma, perdere nessuno per strada, soprattutto perché è un giocatore straordinario, uno dei pochi che ancora riesce a crearti superiorità nell'uno contro uno, ha grandissima qualità. L'ho visto rinvigorito, ho visto grande entusiasmo, sia visivamente, quindi come mimica facciale, per come si pone, per come si sta impegnando, ma un po' tutti, sinceramente. Però Antonio, visto che, ripeto, era stato tanto fuori, aveva giocato pochissimo, sembrava l'oggetto misterioso, insomma, credo che sia per noi una risorsa importante. Risposta da mental coach su Di Gaudio. Vabbè. A proposito di velocità di transizione, invece, tatticamente parlando, come sta Murano e come sta Aia? E poi una curiosità, ritrovi il Partenio, giustamente ritrovi i tifosi, ma ritrovi anche uno stadio con una superficie artificiale. Sì. All'epoca tu alternavi tra San Michele, questo potrebbe essere un problema a lungo andare. Allora, per quanto riguarda Murano, il ragazzo sta bene. Io l'ho detto mercoledì, è un ragazzo da proteggere, perché è un bravissimo ragazzo, si allena sempre al massimo. È andato in difficoltà perché spesso non è stato utilizzato magari nel suo ruolo, e il fatto che sia stato comunque un acquisto roboante credo che abbia pesato oltremodo su un carattere un po' fragile, va bene? Però io gli ho chiesto due o tre cose, le ho ripetute mercoledì, sabato le ha fatte benissimo, nonostante dopo 20 minuti si sia dato una ginocchiata da solo e aveva dolore lancinante fino a quando poi non l'ho tolto, ma è voluto rimanere in campo, non ha gettato la spugna, non si è tirato indietro, e quindi perciò ho detto, no? Loro devono temere le mie pagelle, perché loro devono fare quello che io chiedo loro, quello che prepariamo. È normale che un attaccante si chieda il gol, ma io a lui in questo momento gli sto chiedendo altre cose. Poi il gol verrà di conseguenza, quando meno se l'aspetta, quando meno ce l'aspettiamo tutti, lui lo farà, perché se lo merita, per come si è posto, per come si sta impegnando, sapendo che abbiamo anche delle alternative, perché Diego, quando è entrato, comunque è entrato benissimo, è un ragazzo che sta crescendo molto, mi sta piacendo molto per come si impegna, per l'applicazione, per le qualità che ha. Però io credo che in questo momento bisogna dar fiducia a Jacopo, perché ha quelle caratteristiche di energia, di passo, di fisicità che a me piacciono in un attaccante centrale. Aia si è allenato regolarmente col gruppo, quindi è a disposizione. Salve mister, le volevo chiedere come sta Casarini, se è arruolabile al 100% oppure ancora non è in condizioni perfette. Gli abbiamo fatto svolgere due giorni per scaricare completamente un leggero affaticamento che aveva, e da mercoledì è rientrato in gruppo, quindi è anche lui a disposizione come Aia. Mi serve una curiosità sulla posizione di Trotta a Francavilla. È partito ovviamente un po' più defilato, considerando anche il rientro di Gaudio e speriamo presto anche quello di Canutè a pieno regime. È una soluzione che potremo vedere spesso, e cosa gli chiede in quella zona del campo? Tra l'altro, allora, ha fatto per subito me è stata una scelta, posso dire, naturale, perché conosco molto bene Marcello, al di là che ho riparlato con lui, però l'ho già avuto 7 anni fa, quindi so quello che mi può dare e sono sicuro, e lo sa anche lui, che da sottopunta, quindi da punta non centrale,
lui possa dare il meglio di se stesso. Però in questo sistema di gioco, e lo ha fatto anche a Crotone in Serie A, è secondo me l'altro ruolo più naturale per Marcello, perché lui quella mattonella se la va sempre a trovare, anche se gioca da punta centrale, anche quando giocava da seconda punta. Quindi poi lui lo spazio se lo sa trovare, e lì secondo me diventa determinante. Sabato l'ha dimostrato, poi è un generoso, sa cosa io chiedo agli attaccanti in fase di non possesso, quindi si è sacrificato, è tornato fino al limite dell'area, se doveva dare una mano a un difensore in un raddoppio l'ha fatto. Quindi in questo momento bisogna naturalmente pensare un po' meno a quelle che sono le proprie caratteristiche e fare solo quello, ma violentarci per dare un qualcosa in più in questo momento alla squadra, perché abbiamo bisogno che ognuno di noi dia quel qualcosa in più. Non possiamo limitarci al compitino e pensare solo di fare, perché sono attaccante faccio solo la fase offensiva, sono difensore faccio solo la fase difensiva. Siamo una squadra e dobbiamo saper fare tutto tutti. Grazie, tutti, mister. Tutto. Grazie, posto? Grazie a voi. Non voglio usare una parola, è diverso, perché il correre è diverso, i cambi di direzione sono diversi, il calciare è diverso, e quindi naturalmente, tra virgolette, chi come noi ci si allena tutti i giorni potremmo avere, tra virgolette, un piccolo vantaggio rispetto a chi magari è abituato all'erba naturale. Però è anche vero che il campo sintetico porta tante altre problematiche che non porta il campo in erba naturale. Grazie mister.